Una candidatura che non può essere solo cittadina, ma deve avere una spinta territoriale e istituzionale, ne è convinto il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, che ha chiamato a raccolta nel pomeriggio a Palazzo San Francesco sindaci e istituzioni del territorio per sostenere la candidatura di Sulmona a capitale italiana della cultura per l'anno 2025. Un percorso che appena in aste di partenza prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico per addivenire all'elaborazione del dossier. Ovviamente l'incarico a una società di comunicazione con la quale il Comune sta già prendendo i primi contatti. Invero il tempo è tiranno, questa volta è il caso di dirlo, perché il dossier dovrà essere presentato perentoriamente entro il prossimo 13 settembre. L'esame del dossier ci sarà entro la metà di novembre, per passare alla presentazione entro il 20 dicembre, e per gennaio 2023 il Ministero si esprimerà per decretare la capitale italiana della cultura. Ovviamente una candidatura che si scontra anche con il criterio di presentabilità della città in termini di erogazione dei servizi e in termini di decoro. È partita la corsa contro il tempo, il sindaco ha chiesto anche ai colleghi, primi cittadini, di far licenziare un atto da parte dei rispettivi consigli comunali, proprio per dare più forza alla candidatura. Vorremmo partire da una candidatura di territorio, ossia un dossier di candidatura, perché così ci chiede, questo ci prescrive il bando, che però non sia soltanto circoscritto alla città di Sulmona, ma che possa essere condiviso anche con le altre realtà del territorio, sia soprattutto con riferimento agli aspetti culturali che noi condividiamo con i comuni limitrofi, oltre che al contesto paesaggistico. E su questo progetto devo dire che abbiamo già ottenuto importanti e significative adesioni, perché oltre ai comuni abbiamo invitato il Parco Nazionale della Maiella, il cui presidente ha mandato una comunicazione di piena adesione all'iniziativa, oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio e alla DMC Terre d'Amore. Quindi un progetto articolato che veda protagonista l'intero territorio per rilanciare l'immagine appunto di una città che si candida a capitale della cultura, ma che lo fa non solo con tutte le sue risorse culturali, con le risorse culturali della città, ma anche attraverso un costruttivo dialogo con il territorio. Quindi conclusivamente noi vorremmo proprio condividere il dossier di candidatura con queste realtà del territorio. Questo è il primo incontro ed è fondamentale capire come partire e partire col piede giusto. Noi come fondazione abbiamo una equidistanza tra le città che fanno questa, l'ha fatto L'Aquila, siamo stati vicini, siamo vicini a Sulmona. Naturalmente io consiglierei innanzitutto di sentire che cosa ci dice il sindaco, poi cercare di costituire un comitato che possa essere un comitato permanente che incominci a lavorare, perché non, si tratta di Sulmona ma anche dell'Interland, quindi una questione di insieme. E poi intercettare un professionista, possibilmente anche una società che fa questi progetti. Cioè, la cosa è importante perché Sulmona è stata inserita tra queste città che possono concorrere. Però la sfida è grande. Innanzitutto bisogna guardare anche la città, perché io so che in queste occasioni ci sono delle commissioni che visitano anche le città, che oltre ad essere città belle, e Sulmona lo è, devono essere anche città pulite, tenute presentabili, perché il cittadino che viene, il turista che viene, oltre a vedere le bellezze, deve trovarsi in un ambiente che sia un ambiente possibile, un ambiente che sia. Io ritengo che Sulmona ha tutte le caratteristiche per poter fare un passo di questo tipo. Si tratta di capire bene quale progetto fare.